Il conferimento delle medaglie d'onore ai cittadini italiani, militari e civili deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra e ai familiari deceduti si è svolto nel corso di una cerimonia semplice ma ricca di significati, tenutasi questo venerdì nel Salone Ulisse della Prefettura di Bergamo. A fare gli onori di casa il prefetto Camillo Andreana. È bello anche sottolineare come il nostro paese nei momenti di maggiore difficoltà, nei momenti tragici, riesce a esprimere le migliori energie e a dare il meglio di sé. E quindi questo ringraziamento che oggi era rivolto ai presenti, ma era più allargato a tutti coloro che non hanno partecipato oggi in questa giornata qui in prefettura, ma presso le amministrazioni comunali che ho voluto coinvolgere in questo itinerario, ma anche e soprattutto a coloro che non hanno fatto in tempo a raggiungere questa data, o perché prematuramente, o perché l'itinerario di vita non li ha portati a questo giorno di salute. Quindi a tutti costoro credo che vada il ringraziamento, non solo mio, ma di tutti noi, di tutta la comunità nazionale. Semplice, vivo e con dovizia di particolari il racconto dei detenuti dei lager, dove subirono maltrattamenti perversi, la fatica del lavoro forzato fino a portarli alla morte, la fame, tutte le atrocità che conosciamo anche attraverso le testimonianze che nell'occasione hanno accompagnato la cerimonia. Mentre nei loro occhi pareva ancora ferma l'immagine delle disumane atrocità che riviviamo attraverso i documenti filmati che alimentano un dolore sempre nuovo. Mio padre mi ha sempre appunto raccontato le sue vicissitudini del campo di concentramento e con questa cerimonia ho avuto, diciamo, l'onore di festeggiare quello che mi ha sempre raccontato della sua esperienza bruttissima in quei tristi giorni. Paolo Cortinovis, che è un nostro, diciamo, iscritto al gruppo di Albino, che è stato un personaggio, diciamo, che ha vissuto, diciamo, la guerra, proprio è stato un valoroso, diciamo, quello che è. E essendo lui nel nostro gruppo, e ha portato tanto nel nostro gruppo.